lei tende ancora una mano per un dialogo, anche chi la pensa diversamente da lei, in modo anche molto netto? È sempre stata la mia linea, non ho mai chiuso la porta a nessuno. Credo che ognuno di noi abbia diritto a poter far sentire la propria voce. L'importante, che ho sempre detto, è quello di farlo nel rispetto delle regole, farlo nel rispetto delle istituzioni e farlo nel rispetto delle persone. Questo è fondamentale. Se mancano questi presupposti, credo che il dialogo diventi un pochino più difficile. È la seconda volta che viene qui, l'integrazione? L'integrazione è quello che sto cercando di far valorizzare dei territori, quindi il mio passaggio sui territori è proprio questo, cercare di capire con le istituzioni locali, con le associazioni, con il territorio le buone pratiche, cercare di vedere quali sono le difficoltà e valorizzarle per metterle all'interno di una rete. Questo è il lavoro di un'istituzione, il lavoro anche di un ministro. Fare il ministro vuol dire anche cercare di avvicinarsi il più possibile alla popolazione. Ecco, l'assistenza sanitaria resta comunque un problema per gli immigrati. L'assistenza sanitaria è un punto fondamentale. Noi sappiamo che per fare il per essere lavoratore bisogna avere la salute, per avere la salute bisogna avere anche tutte le garanzie e l'accesso ai servizi sanitari, quindi un punto fondamentale. In un momento in cui per avere il permesso di soggiorno bisogna avere, il lavoro è collegato al permesso di soggiorno, quindi se manca il lavoro manca anche il permesso di soggiorno. Sono tutti punti fondamentali per partire con una buona integrazione e dare le garanzie a tutte le persone. D'altronde la nostra Costituzione lo garantisce, ma anche le direttive dell'Unione Europea chiedono proprio questo. Senta, ci sono delle criticità nella Piana del Cielo e sicuramente questo sarà un oggetto di approfondimento. Lei che sa? Come ho detto prima, insisto anche su questo punto, il mio passaggio non è quello di dettare le regole, il mio passaggio è quello di ascoltare il territorio, di partire con una condivisione, cercando di portare il più possibile le esigenze, le problematiche, le buone pratiche, per poi trasformarle in un secondo momento in sistema. Quindi il mio passaggio non è quello di dettare le regole, non è quello di dettare una linea guida in questo momento, ma di ascoltare il più possibile chi ha qualcosa da portare avanti. Ieri un esponente leghista ha detto parole poco carine nei confronti di Mandela, ecco, cosa si deve fare in politica per cercare di evitare episodi di questo genere, secondo lei? Noi lo stiamo già facendo, quindi approfitto anche di questo, di questa domanda per dire che noi il 23 di settembre abbiamo firmato la dichiarazione di Roma, la dichiarazione di Roma che si trova anche sul sito ufficiale del mio ministero, parla di questa, della responsabilità di una persona che risiede all'interno di un partito politico, di un leader politico, la responsabilità di chi ha una carica importante e deve rispettare quella figura, la sua visibilità per essere anche un messaggio di educazione, un messaggio di rispetto, e questi sono punti fondamentali per partire con il rispetto verso la diversità come una risorsa, e faranno il patto nel 2014, patto 2014-2020 sottoscritto da oltre 23 paesi dell'Unione Europea. Grazie a lei. Grazie.